Attenti a quei due non è solamente una trasmissione ilare e che serve a far divertire e a far passare una splendida domenica alle sue ascoltatrici e ai suoi ascoltatori, ma è anche una trasmissione che dà delle informazioni di servizio in qualche modo, ma soprattutto vuole dare i migliori consigli per l'anno che verrà e comunque dei consigli spendibili tutti i santi giorni dell'anno. Ed è per questo che è qui con noi un personaggio che ci è stato segnalato dalla nostra redazione, che sinceramente io non conoscevo, ma che ci è stato segnalato perché pare che sia proprio la persona più adatta a questa fine d'anno. Si tratta di un teorico, signori, si tratta di uno studioso, signori miei, un filosofo, il professor Rodolfo Penis, e che absit in uria verbis è un teorico, il classico teorico del cazzo, è proprio così, che dispensa a destra e a manca consigli per l'appunto del cazzo. Ecco qui, professore, quasi un'offesa introdurla così. Innanzitutto, però, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sento dei disturbi in cuffia, vabbè, comunque non sono abituato al mezzo radiofonico, ecco. Niente, innanzitutto buongiorno a tutti quanti. Buongiorno, sì, a lei. Sono Rodolfo Penis. Sì, sono il più classico teorico del cazzo. Sì. Quindi lei sostanzialmente si iscrive in quella grande tradizione di teorici del cazzo, di cui è il terminale moderno più acclarato e famoso. Sì, assolutamente sì, sono uno dei maggiori esponenti mondiali della filosofia teoretica del cazzo. Sì, appunto, che si esprime proprio dalla teoria poi alla pratica. Rotto il cazzo. Sì, per l'appunto. Appunto dicevo... E si trova quindi a dispensare consigli dopo una elaborazione lunga. Una elaborazione teorica, e sono consigli del cazzo. Sono né più né meno proprio. Ecco, per un esempio. Andiamo sul concreto. Mentre venivo qui da voi in studio. Ho incontrato il classico. Sì. No, il cantiere stradale. Ah, ecco. C'erano gli operai che lavoravano e c'era un operaio che stava facendo dei lavori di scavo con un piccone. Sì. No, e qui, sudando e imprecando col piccone, e io mi sono permesso di avvicinarmi, conoscendo la teoria del come si fanno gli scavi. Io so come si fa uno scavo. Perfetto. E mi sono permesso di consigliargli, ho detto: ma scusi, ma perché non usa una pala meccanica invece di stare lì a faticare? Lui evidentemente mi ha riconosciuto, perché si è girato e mi fa: bel consiglio del cazzo. In effetti, professore, mi pareva proprio consiglio del cazzo. Però il consiglio era giusto, cioè no, si fa meno fatica sicuramente con la meccanica piuttosto che col piccone a mano. Questa è l'idea, voglio dire. Sì. Ma poi può capitare a tutti di aver bisogno di un consiglio del genere. Anche a lei può succedere. Guardi, io stamattina sono arrivato in redazione con un bel quarto d'ora di ritardo perché purtroppo mi sono trovato imbottigliato nel traffico. Cioè, quando ci sono queste evenienze, o quando uno si trova a dover correre per poi recuperare un ritardo, nel pratico, la sua elaborazione teorica, che cosa consiglia? Lei era imbottigliato in mezzo al traffico. Esatto. Le potrei consigliare di prendere una strada dove non c'è traffico, così arriva puntuale. È classico consiglio del cazzo. Questo è proprio un classico consiglio del cazzo. Ad esempio, io devo fare i regali natalizi, ne parlavamo prima col collega. Mi sto riducendo agli ultimi. Un attimo solo, scusi. La vuole finire per cortesia di deturpare le orecchie con questi rumori? Ecco, perfetto, ci siamo capiti. Meglio l'uccellino di il condor. Sì. Allora, io mi sto riducendo agli ultimi minuti, alle ultime ore per fare i regali natalizi. Sì. Sono già in affanno e in ambasce. Qui il consiglio è proprio facile. Le consiglierei di non ridursi proprio all'ultimo minuto per fare i regali, di pensarci prima. È importante. Questo è un classico. È un classico consiglio del cazzo. È come quando se me lo dicevi prima. Bisogna avere però il tempismo per dirlo al momento giusto. No? Ma quello fa la differenza fra un consiglio del cazzo che chiunque è capace di dare. Però io, che sono un teorico, ti spezzo l'uccellino, veramente. Ma non quello che fischia. Ti spezzo proprio. Pensa a Bobbit quando fischi. Questo è proprio quel tipo di consiglio del cazzo che poi esita in un commento che potrebbe essere grazie al cazzo.
Immagino. Beh, sì, un po' volgarotto se vogliamo. Ah, beh, però, perché però, grazie sì, al cazzo, diciamo, è volgare, invece il consiglio del cazzo no. Allora la risposta è: beh, bel consiglio del cazzo. Ah, ho capito. Quindi quello invece è un esito più scatologico. Io dispenso consigli un po' in tutte, però, ecco, le situazioni umane, ecco. Quindi anche nel, ad esempio, in politica, assolutamente che, sì, assolutamente sì. Che consiglio in questa contingenza, in questa contingenza politica potrebbe dare al governo Renzi? Mi è capitato di dare un consiglio proprio a Renzi. Io ho detto, l'unico consiglio, lui ha detto: che cosa posso fare? E io gli ho detto: quello che ti consiglio è di fare al più presto le riforme. Questo è un ottimo consiglio del cazzo. Proprio un gran bel consiglio del cazzo. Beh, modestamente sì. Ma d'altra parte, voglio dire, un consulente così ascoltato... Non ho mai sbagliato un consiglio. Sempre, tutti i consigli del cazzo. Precisi consigli del cazzo. Nessuno mai che avesse detto un consiglio commentando che tutti i consigli del cazzo. Ecco, io per esempio consiglio adesso, no, al regista di smettere con questi disturbi. Questo forse non è un consiglio del cazzo. Non lo so, però sotto certi aspetti... La puntata è un po' così, professore. La saluto. Grazie, la torni saluto. A dispersarci. Torni a dispensarci i suoi consigli del cazzo. Non riesco a sentire neanche i miei pensieri, professore. Arrivederci. Auguri, tante care cose.